Vediamo di tutto, tranne che cose comunque lecite in questo spazio. Appunto, alle nostre spalle credo che si possa vedere c'è il luogo clou dello spaccio H24. Continua ad essere invivibile la zona di Campo di Marte. Alle mie spalle vedete proprio il parco pubblico, ma un po' tutta questa zona denunciano i residenti ed in particolar modo il Comitato Duomo Vecchio è tuttora ad appannaggio di spacciatori e consumatori di droga. Questi fatti non sono stati assolutamente allentati se non nelle occasioni in cui c'erano dei veri e propri raid e poi da parte di polizia che proveniva quindi da fuori, da Firenze. Quindi nella giornata in cui c'erano i poliziotti nulla si vedeva, come gli stessi se ne andavano continuava comunque questo spaccio illecito. Qui c'è il traffico assolutamente di droga e questa è la luce del sole. Qua dopo le 2 non ci stiamo. Non ci stiamo, cioè è pericoloso. Oltre al problema dello spaccio, il comitato segnala anche un forte disagio sociale con la presenza di Il clochard. problema sociale c'è, io lo riconosco e tutto quanto, ma non facciamo della retorica del falso buonismo. E nei nostri portoni, nei nostri garage, usciamo dai portoni, troviamo feci, urine. L'altra sera ho toccato pulire tutto perché avevano lasciato giubbotti, scarpe davanti al portone di casa nostra, cibo consumato, piatti, forchette e quanto altro. Il comitato ha chiesto e ottenuto un incontro con il nuovo questore che si è appena insediato. La zona, ci dicono, deve essere illuminata e presidiata. Questi posti devono essere illuminati a giorno, H24, perché fino alle 2 è una cosa, dalle 2 del pomeriggio, quindi dalle 14 del pomeriggio, diventa veramente zona che non, improponibile da parte delle persone per bene. Quando qui c'è vita? Il degrado viene meno, vuoi mercatini, vuoi manifestazioni e quant'altro. Quindi io spero, con l'aiuto di tutti, che facciano riferimento, se vogliono, noi comitato ci rendiamo assolutamente disponibili, cercare di far rivivere il quartiere, farlo, non pretendo che ritorni ai fasti di una volta, ma nemmeno alla situazione odierna, ecco, attuale.